La luna illumina ciò che il sole vuole nascondere. Bella questa. Tra Laura e il suo ex Samuele. Oh. blocco. Hai detto bella questa. La luna. Signore e signori, io sono Tony Pants, Re Gesù Isille, questo qua è Sasha Donatelli, benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la quinta puntata di Ex on the Beach Italia 5. Ho detto 5. Solo l'ultima parola, però dai, va bene, ci accontentiamo. Gli ultimi mutismo saranno selettivo, si è. Gli ultimi saranno gli ultimi. Prima o poi Sasha dirà qualcosa che farà ridere, grazie, ragazzi. Grazie. Partiamo bene anche oggi. Mi raccomando. Ma attenzione, siamo a metà del nostro viaggio. Siamo al giro di boa, raga. Una situazione. Giro di boa, okay. Cosa significa giro di boa? Non grazie Sasha, grazie mille. Io sono giri di Ma anni. Vogliamo presentare l'ospite dai, di oggi? Direi, sì. Vado io. Signore e signori, vuole presentare Dottore. Oh, guarda che questo ospite non è un ospite qualsiasi, perché ha già fatto, già conosciuto il mondo di Ex on the Beach, esatto. Quindi. Una donna dal big booty, una donna il culasso, incredibile. José. Signore e signori, prego. Giulia Dall'Aiello. Prego, entri. Benvenuta. Dottoressa Giulia Dall'Aiello. Benvenuta. Dottore. Vada. Come sta, dottoressa? Culasso, tutto bene? Sta bene. Giulia protagonista di questa puntata. Esattamente. Una delle protagoniste, direi. Penso, credo, immagino. Poc'anzi, esatto. Che vuoi, di cagare? No, l'ho già fatto. Hai fatto la cacca? A posto. Sasha, cagato. Grazie. Perfetto, signori, direi di iniziare. Partiamo con la quinta puntata di Ex on the Beach Italia 5. 5 e 5. Ragazzi, è il momento di guardare la reaction alla puntata di Ex on the Beach Italia con Tony Pence, Jesuit Seal e Sasha. Attenzione! Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Se non si fosse capito. Culi. Ex on the Beach Italia. Marco, vieni, fai un saluto così, da fatti vedere solo la testa. Così, dai, solo la testa. Attenzione, sì, non ci sei questa settimana, sei la prossima. Sempre a Tierra Bomba. Dove si canta, si vive, sì. Bravissima, ragazzi. Al solo scopo di alzare l'asticella del divertimento. Comunque la sigla è sempre così poetica. Eh sì, puoi vedere Marco che proprio si sbatte le cose sul una roba. 24 ore su 24, i nostri protagonisti. Che infila la mano nella... Niente sarà più come prima. Ancora non hai imparato a parlare, José, ragazzi, incredibile. Ma come hai fatto a metterti con José? Perché ma come, no, ma come comunicavate, infatti? Chi sarà il prossimo? Stronzo! No. Sentiamo Marco, attenzione. È un detto poetico. Il filosofo. Alla Italo Calvino. È ormai il talismano delle puntate. Non fare agli altri quello che non vuoi fatto che si faccia fatto a te stesso. Il re della Treccani e della Zanichelli, grazie. È tornata la Zanichelli, tornata. Grazie. Benvenuti e bentornati qui ad Ex on the Beach Italia. Comunque questi nuovi presentatori si vestono meglio di quelli di... Brava Paramount per il budget! Grazie. Sai qual è l'unico problema? Che li mettono sempre avanti a sti funghi a forma di... Di fianco, è vero, sì. Nella scorsa puntata è successo di tutto. A Tierra Bomba sono arrivati ben due nuovi ex. Ah sì, perché? Chi è che è arrivato? Daniele è arrivato. Chi è Daniele? È là. Oh, scusa. Lui, Daniele! Via! Aspettami! Gli ospiti della settimana prima e la settimana dopo. Vabbè. Anziché parlare della scorsa puntata, perché non ci godiamo la prossima? Vabbè, amore, ok, sono d'accordo. Che inizi il quinto episodio di Ex on the Beach Italia. Vamos, ragazzi, il quinto episodio di Ex on the Beach Italia. Applauso dal pubblico. Sorge il sole in Colombia e ha inizio un nuovo giorno anche a Tierra Bomba. Che schifo, la merda come al solito. Questo non cambia mai. Cioè, i corvi che mangiano escrementi. Non ancora visto. Mi ricorda un po' fuori a Garibaldi alle 4:05 del mattino. Esatto, non fuori da città. Sono mai stato. Perché non li mettiamo a Garibaldi? La piscina diventa il binario, diventa quel parcheggio là. Che schifo. Regna ancora il silenzio più assoluto. Tutti che dormono fuori dal letto. No, raga, io sta roba che dormivano sul divano. Ma perché? Non la capisco. A parte che c'erano 180.000 gradi. Ma Elizabeth dorme lì dalla prima notte? Tutti tranne lui.
e il Zorro. Oh, sempre in piedi, ragazzi. Guarda sempre. Che fa il risveglio del sole. Lo mettiamo in Virgin Active? Sì, 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 ti prego. No, oppure sul cucuzzolo di una montagna. Così. Ah, in Brasile, con il Cristo di Rio. Cristo Redentore, eccolo qua, è perfetto. Nessuno può disturbare il Zorro. Ah, il moschito, sono moschito. L'ha preso. L'ha preso. Questo è ciò che accade a chi disturba il Zorro. Ma lo mangia, che schifo! No, 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 è uno scherzo. Proteine alla mattina fanno sempre bene. Ma ha leccato la mosca. Dopo la palestra si mangia le proteine. Bravo Zorro. Questa ciosa dell'amore ci stava. Molto diversa dal solito. Cioè? Massaggi erotici. A quale dei suoi ex starà pensando? A Dennis o a Daniele? La risposta è... Daniele! L'altro Daniele, ovviamente! Daniele è il mio... mi ha colpito, è una spina nel mio cuore. È una spina nel tuo cuore, Daniele? Vorrei che fosse anche altro. Tu stasera verrai premiato. Con cosa? Con cosa? Sta per arrivare una notizia decisamente inaspettata. Attenzione! Tablet del terrore! José, fai le valigie, saluti i tuoi compagni, abbandona per sempre la villa di Ex on the Beach. Torno, José! Ma così? Un applauso, raga, José, ragazzi! Un saluto a Zorro! Ah, ma così proprio? Così. Ma lui ancora col succo d'arancia in mano, raga, ma dai. Ma lui dice magari si erano sbagliati. Ma povero. Sono eliminato da Ex on the Beach. Vai, José, vai, vai a insegnare agli angeli come non parlare in italiano. Quello morale di... Perfetto, grazie. Così non ti capisco. L'apice è stato arrivare a parlare alieni. Con l'alieno. Sì, sì. Addio, José. Insegna agli angeli a fare la Z. E va via José, ragazzi. E neanche la sua ex lo saluta. Si giunga proprio. No, l'ha lottato, dai. Ha detto ciao, era pure buono. Ciao, così manco l'hai abbracciato. Ma ad Ex on the Beach non c'è tempo di piangere sulla Z versata. Nuovo ingresso. Esce uno, entra l'altro. Ritorna José di nuovo. Elizabeth, Laura e Giulia, andate in spiaggia e ne arriva un nuovo ex. Elizabeth, Laura e Giulia in spiaggia, arriva un nuovo ex. È arrivato, raga. Nuoterà in stile sincronizzato. Avrai i braccioli? No, aspetta, non vedo un cazzo. Da lontano, raga. Non vedo un c***o da lontano, io sempre raga. Fine, comunque. Ehi, in c***o Veritas, vai. Come in c***o Veritas? No, non vedevo niente. Che nervio è? Amo, muoviti. Si tocca il raga capito. Mio. L'ho riconosciuto da un movimento che ha fatto. È Donato. È Donato! Chi è Donato? Chi è Donato? Chi è Donato? Chi è Donato? Donato. Chi ha donato? Grazie! Grazie per le donazioni, grazie. Ma abbiamo qui Donato? Perché, Giulia? Noi? Abbiamo qui il tuo incubo peggiore. Che culo. Donato Russillo. No! Attenzione! Caramba, che sorpresa. Incredibile. Benvenuto. Mamma mia. Come stai? Come stai? Donato, come stai? Piacere. Che schifo. Prego, no! Prego. C'è qui. Attenzione ragazzi, concentriamoci sulla faccia di Giulia. Prego. Siete dei bastardi. Caramba, che sorpresa, ragazzi. Che sono le emozioni. C'è posto per te tutto. Le emozioni di Paramount. Che bello essere in mezzo. Ah. Io finta mai. Donna, la mia faccia comunque è felice. È uscito. Raga, lui mi ha fatto solo. È uscito dall'acqua, non l'avevo visto. Ha fatto solo. Così coi capelli. Ce l'ho sta cosa, eh. È il tuo gesto. No, raga, c'è il tuo gesto. Lo fa sempre. Ma come stai, Tony? Oh, cazzo, sono contento. Ragazzi, abbiamo Ex on the Beach Italia 3 qui riunita. Oh, mamma mia. Devo dire, la prima mi sta lontano. Bene. Dai, esce con Laura, esce con Laura, sicuro esce con Laura. Raga, buono. Sarà sincera, onesta, sincera. Raga, arrabbiata, brava, 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 giusto, giusto, cioè. Raggiare, vabbè, ma lei ha sempre avuto buon gusto, È vero, è vero, è vero. La risata mi piangeva. Ma sì, perché ha fatto lo scemo, raga. Sapete cosa ha fatto? È tornato indietro. No, è tornato indietro nell'acqua. Sì, ma non si è visto. L'ho studiata tipo una settimana pensa prima. Pensa te la sei studiata. Pensa a te che te l'hai pure studiata. Guarda, ti assomiglia un po'. Ti assomiglia Laura Fesfere. È emozionante. Non ci vedevamo da due anni. Infatti stavo per chiedertelo. Eravate emozionati, dai. Dai, parte tu. Io mi sono emozionata. Nel senso, mi ha fatto comunque. Sono sincero. Raga, vabbè, io me lo sento. Che bello! Io ti voglio innamorare di oggi, forse! Me lo sento, me lo sento, me lo sento. Elisabetta, sei un mio piacere. Laura! Elisabetta, non Laura, giuro, Elisabetta sembrava tipo in After. Da 10 mesi. E signore e signori, buonasera, benvenuti. Permissioni della notte, se ci sei, alza le mani nel cielo, Tony. Che cazzo
c'entra? Mazza, che sguardo. Vabbè, ma qua drogato, fai? Qua ti sei scassato tutto. Ormai è casa mia. Quanti ricordi, quante cazzate. Questo non sei tu, però. Non sono io quella. Però ora sono cambiato, sono Fuckboy 2.0. Che bei ricordi, guarda che. Faccio. Cosa sei cambiato? In cazzo, però, diciamo. È rimasto tutto uguale, raga. La mia storia con Giulia. Però è diventato riflessivo. Cioè, adesso filosofo. Comunque, le voglio bene. Abbiamo condiviso dei bei momenti. Ma vedi che ti vorrebbe bene. Ma sì, ma in foto. Ma non mi ricordo ste foto. Ragazzi, attenzione, perché Fuckboy è tornato 2.0. Fuckboy, è vero, se ci chiamare soprannome. Fuckboy, sì. Io penso ai fatti, oh, chi troppo. No, com'è? Grande, grande. Sei sempre lo stesso, Donato. Ti voglio bene, grande. Pure io, togli. Al tuo arrivo. Grazie. Sì, non è arrivato. Con chi uscirà Donato, ragazzi? Secondo me con Laura. Anche con Laura. Secondo me. Io sono uscito dal club. Sei uscito dal club degli stronzi. Io leggera, raga. Anima libera. Penso pure tu sei anima libera, visto che sei qua, no? Certo. Allora. Beh, c'è uno scontro dialettico tra i due scienziati, sì. Vedo dell'Harvard qui. Certo. Vediamo se tirano fuori il neutrino, il bosone di Higgs, vediamo. Bene. Attenzione, c'è stato uno schiocco, un gesto di pace. Un gesto di pace. Ti stai emozionando? Sì, raga, perché c'è stato un po' di commozione. Perché adesso mi vedo a piangere, guarda me stessa. Non lo vedevo da un po'. E fa sempre effetto alla fine. Dai, no, di nuovo. Oddio, ma si emoziona, che tesoro! Grande, bello, questa è anche la TV verità, vedete? Certo. L'emozione! Mi fate piangere! Vai! Piangono tutti! Ci credo. Anche io devo io bana. Che dolci, che dolci, raga! Non l'hai mai visto un ingresso così dolce? Ma io mai. Mai, mai, non è un ex così. Potrei piangere anch'io. Donato, adesso che... Oh. Mamma mia. Ma che devo leggere io? Dai, secondo me con Laura, dai. Secondo me con Cecchi Paone. Tu e Giulia avete tante cose da raccontarvi. Abbiamo preparato una... Oddio. Bello, 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 devo dire raga. Giusto. Bello, vanno via insieme. Guarda, la mano un po'. Beh. Quanto durerà questo idillio così? Vediamo. Cos'è l'idillio? L'idillo? Vabbè. Io me ne vado. Ti trovo più colto. Sì, sì. Ma sono passati anni, ho studiato un po', sì, sai. Sì, merito, merito mio. Poi ovviamente ho una consorte che è molto più... perché adesso hai una donna, ovviamente. Una letterata. Ora hai una donna, sarà anche ora. Spero che ritorni insieme quasi. Donato a piedi nudi. Sento che stai facendo malissimo. Oh, lo mettiamo in una montagna di fakiri, sai, fakiri, no? Lo mettiamo... Qui ad Exxon di Beach Italia, non so se hai capito, ma si vivono forti emozioni. Sforti Devo dire emozioni. Che l'enfasi con cui si dice questa forte emozione si percepisce. Sì, è proprio forte, la senti. Cosa pensavi, solo di ridere e di divertirti? E invece no. Quando si incontrano alcuni ex, si possono provare anche delle emozioni così potenti da rimettere in dubbio tutto. Quali ex? Sta attento a quello che dici. Andiamo avanti, ragazzi, dai. Ma è finito così, poi. C'è una minaccia questo lancio, Paolo. Livello recitazione dei Lady. Saluto Ori del Santo. Paolo, e sempre. Costantino Vitaiano, che è stato un grande. A me comunque mi fa un altro apprezzamento, la manda a fan bene a cosa. Secondo me Laura. Laura. Ma perché Laura fa di cognome cosa? No, è perché avevamo due lauree. Lauree. Due lauree. Due lauree. Siamo tutti laureati. Ci sono anche laureati. Laura per due, Daniele per due. Cioè, è caduto veramente tanto, ma tanto, ma tanto in basso. Lui. Beh, certo, vabbè. Laura, ragazzi. Giustamente. Laura non posso dire tu perché... limoni con Daniele, raga, e lui ti cade. Ma perché hai fatto così? Perché cioè, che senso ha? Perché ero bianco. Ma lui cosa fa? Non ha fatto niente. Lui era solo un po'. Raga, ve lo giuro. Siamo onorati di avere ad Exxon the Beach Italia la maga Safira, la cartomante più famosa di tutta la Colombia. No, le carte, no, vabbè, ragazzi, è su un momento molto importante. In realtà non ci abbiamo capito un cazzo. Ah, perfetto. Carta de los enamorados. Allora, per gli innamorati anche no. Anche no. Come sienten la fuerza in su relación? Muerta. Muerta. La forza com'è? È morta. Muerta, bellissima. Muerta, muerta. Sepolta. Come amigos. Ok. Best friend. Questi suoni stimolano la diure, si rompono troppo, si alzano, diranno scusi, devo andare in bagno. Stimolano la diure, si capisce. Sì, sono suoni pro diure, si capisce. Vuol dire, eh? Nel disperato tentativo di far riavvicinare Donato e Giulia. La carta della luna.
también veo la energía. Tu non sei capito niente. Tu... Comunque, secondo me. Ma Donato oggi non c'è con la testa. Perché sì. C'è mai stato Donato? Donato fa sì. È bravo, ma non si ha. Guarda questa cartomante. Cioè, beh, è buona. Cioè, dopo. Beh, ma no! Ma è quello che hai detto. Ma stai parlando della tua relazione. Non si smentisce mai, raga. Io ho dovuto un attimo asciugare. La bava. Tu hai capito. Chiedo che mi aprano un pochito. No, no, io non hablo. No, no, hablo. No. Nemmeno in italiano, no. No, 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 io non hablo, no, no, no. Queste sono le carte per nosotros, cioè per... Sembra un turista in Spagna, non so che cazzo dire. Cartos por nosotros. Lei non ha capito nulla. Dice, ma perché questi due cretini qua davanti a me? Boh, non lo so, sincero, se era una... ma era vera. Cioè, lei era vera comunque. No, Donato, è un'attrice, un'attrice. Ma torniamo in villa perché c'è del delirio, mi sa, eh? È una donna. Cosa vuol dire una donna? Cosa vuol dire è una donna? Un essere umano femminile. Cosa vuol dire? Che ha una vagina. Cazzo fai che giudici con la donna, dai, va là. È Donato il suo ex, quello che ha fatto... No, e ha scelto Giulia. No, e Paolo ti ha detto di andare insieme. Questa Laura ha le migliori dormite se fa da sveglia. Ma no! La pomicina ci scappa, dai. Attenzione, Laura lancia l'amo, eh. Ora intanto in una schiuma. Allora, da questo preciso istante io ho perso proprio la cognizione, cioè... Ricordiamo che la schiuma è fatta dagli autori a mano, non è... Il sapone? Sì. Già ho parecchie cicatrici, diciamo, da rimarginare con lei, quindi... C'è della chirurgia, no, eh? No, no, non capivo già un cazzo. Ah, perfetto. Ah, dimmi dire le cose come stanno, non mi fare passare come una pazza del cazzo, perché è la verità. Non l'hanno fatto vedere, ma no. Lui mi dice, vabbè, non è che siamo stati proprio insieme, io e te. No! C'è dell'amore, c'è dell'amore, lo sento, la questo distanza, è vero amore, questo è vero amore. Non ti volevo perdere, però allo stesso tempo volevo le mie, cioè, capito? Io sono la sua ex. Volevi cosa? Bellissimo. Che frutto c'è? Buttiamola sul cibo, dai, dai. Bravo, perché si mettono a ridere. Quindi c'è una chiave comica. Ci siamo detti cose che volevamo dirci da tanto tempo, forse. Dov'è la frutta, voleva dire lui. Sono arrivati alla frutta, cioè. Sei ancora in lacrime da prima. Cioè, piano sequenza di lacrime. Continuo a piangere. Uno nella vita sbaglia, no? A volte Ex on the Beach Italia può servire a trovare nuove certezze. Cede la maturità in Giulia, volevo dire, ragazzi. Si sono riconciliati e perdonati. Si vede che loro hanno fatto Ex on the Beach in presenza che adesso sono tornati. Guardate, ragazzi, il segno della pace! Uno, due, no! Ma non c'è mai stato. Questo è Ex on the Beach. Riconcilia le persone anche, ragazzi. Mandate questo video a vostra madre, mi raccomando, e ricordatevi di fare una cosa. Tutte le puntate di Ex on the Beach Italia le trovate su Paramount Plus, una montagna di intrattenimento, ma per le abbonate di Sky Cinema Paramount Plus e senza costi aggiuntivi. Mamma mia! Ci hai messo, cioè, come vendiamo noi gli sponsor subito dopo un litigio, una concigazione, chi è che fa queste cose? Manco Jerry Scotti, ragazzi. Esistono anche le certezze incrollabili di questo programma e una di queste è il sacro potere del twerk. E adesso ballano, no, quando sono c'è un gioco, ci sono... cos'è? Abbiamo pensato a una sexissima gara di twerk. No! Chi resterà come una polina nella scatola passerà al turno successivo. Adoro Laura, top raga. Si comincia. C'è della cultura, guardate. Ma la cultura, guarda qui. La filosofia, soprattutto cultura. Marco ormai ha occhi soltanto per Daniele. Marco cosa stava facendo? Marco incredibile. I ragazzi sembrano dei tronchi che si... Sì, Sherwood. Matteo ha affinato uno stile tutto suo. The Eagle contro il The King. Terribile, raga, terribile. Cosa fa Matteo? Ma dove va? Sta per cadere. Sembra delle convulsioni. La sfida finale abbia inizio. Finale Marco. Finale Marco Laura. Attenzione, partono. Ma anche Matteo, ma perché Matteo? Che dice il King? Ho vinto io. Ma com'è possibile che abbia vinto Matteo? Ma no, ma le parole. Allora, questa sia di twerk, quindi quella che twerkava, quindi faceva correttamente il movimento. È Laura. Quindi... questa è l'arma del delitto. Cioè, per una pallina non ho vinto. Laura, per noi hai vinto tu. Un applauso, brava Laura, raga. Non esce? Sembra che deve cagare. No, raga, sembra che state uscire, cioè che state pegando. Non esce, non esce. Non esce, porca miseria. Oh, non esce, porca miseria. Non esce, porca miseria, non esce. Laura, lascia stare. Apprezziamo comunque il tuo grande impegno. Leggende narrano che Laura sia ancora lì. Quella pallina. Ed è arrivato il momento per i nostri eroi di accogliere in villa il nuovo arrivato Donato. Tornano, ragazzi, Donato e Giulia. Giulia come, di cognome? Della Iera. Mi chiama. Oh, sì. Ciao, ragazzi, in grip. Sempre con un attimo di dubbio. Il King, come giusto che sia,
come padrone della villa, vuole conoscere meglio il nuovo arrivato. Stanno discutendo i dottori, attenzione. E decide di sottoporlo ad un test d'ingresso basato su dei criteri rigidissimi. Che numero hai, quindi te? 42-21. Cosa? Cos'è che ha chiesto? Ah, gli ha chiesto il numero di scarpe. Perché? Perché? Ah, oh, vedi. Perché lui ha dei criteri, vabbè, che se ti vuoi un numero di scarpe più basso. Raga, purtroppo l'ignoranza è tanta. Sotto 1,80 m, sotto gli 80 kg, sotto 45 di scarpa, non sei uomo, dai. Sarà bene una roba stupida. Cazzo, mi dispiace anche perché lui non è un tipo così superficiale. Allora, premetto. Premetto, mo, per chi mi conosce, tu mi conosci, no? Ma io non ho mai litigato con nessuno e mai lo farò. Cioè, mai l'ho fatto anche in un programma del genere, però entrando io ho capito tutto. E Donato purtroppo non è entrato con il piede giusto. Perché il 42? E al momento giusto sferra l'attacco decisivo. Oh! La Clarissa selvatica è una creatura molto scaltra. No! Ti giuro, ho voglia. Io pure adesso ho voglia. Fammi una piega. Che piega? Non di nessun c***o. Clarissa di cognome faceva Dior. Ho detto c***o, ma prima di c***o c'era la piega. No, non ho capito niente. Ragazzi, manderemo l'audio a Stanford per vedere di riuscire ad analizzare. Daniele non sta capendo quello che gli sto dicendo veramente. Cioè, non è che glielo dico. Se parlassi in italiano, magari. Capti quello che uno ti dice, no? Non lo capi. No. No. Due di picche, come dicono a casa mia. No, lui nell'angolo di fermo. Deluso. Aspetta. No, ti prego, me lo metti in punizione. Lo metti in punizione a scuola. Sì, me lo metti col grembiulino blu. Va bene, va bene. Però sono certo che digerirai in fretta questo ennesimo rifiuto, caro Daniele. No, direi proprio di no. Ma chi è che sta sboccando? È lui che sbocca. Ah, è lui? Lasciamo Daniele esternare i suoi sentimenti in bagno. Torniamo dove la gente si diverte. Parla. Sì, no, raga. Karin stava parlando con Donato, Matteo e tenta un approccio. Matteo vuole rimarchiare il territorio perché dà fastidio. Io parlo con una persona educata. Questo arriva, ma bacio. The King va e gelosone. Bro, dai, non lo neanche. 41 di scarpa, dai. Lui l'ha fatto 2-3 volte, non solo una volta. Se sei un cagnolino che marca il territorio, sono tu e sto semplicemente parlando. Sì, sto a parlare con una persona. Ma la puoi prendere avanti a me la braccia? Hai visto chi sono io? Chi sei tu? Dai, di cosa stiamo parlando? Dai, occhio, occhio, raga. Attenzione. Quanto hai di scarpa? Io sto provando 42. Ma ancora sta roba delle scarpe? Perché forse in un'altra vita facevi il calzolaio. Ma cioè, infatti, non capisco. Ma tra tutto questo trambusto, c'è qualcuno che in silenzio sembra riavvicinarsi. Laura. Vai da guardare, raga. Occhio, occhio. Vai da guardare. Gli manco? O sarà perché non gli manco? Bacino! Loro molto importanti, loro si sono tanto. Ma infatti si vede che sono tanti. Si vede tanti ma da subito tanto amati, sì, tanto. E anche questo, che più di un bacio, sembra l'inizio di qualcosa. Mi metti tipo la scena tipo a teatro all'Eliseo? Ma perché? Due attori principali e il pubblico pagante che commenta la scena. Ma perché? Mi sostituisco al tablet del terrore e apro ufficialmente le porte della Ciosa della Mor. Ciosa della Mor, chi andrà? Chi andrà? Ciosa? A chi andrà? Punto, loro due, credo. Chi andrà? Loro due, infatti. No! Che carini, sì, ragazzi, c'è l'amore, c'è il sesso passionale, sì. L'amore. Quali tipi di malattie venere troviamo? Ma come quali? Quante? E quali? In tutto questo Daniele ha vissuto una serata complicata. Daniele, Marco, attenzione. Marco in confessionale. Lo sapevo. Ora che dovevo andare a scuola. No! Devo buttare tutto, aspettami qua. Che arrivo. Adesso preparatevi perché sta per accadere qualcosa di mai successo prima ad Ex on the Beach Italia. No. Nessuno se ne preoccupa. Non si sente in cucina, non si sente in camera. A nessuno sa del tablet che va avanti. Tranne che in confessionale. Ma c'è Marco! Ma è successo? Un tablet personale. Ma sarà una cosa scusate, brutta ragazzi, o una cosa ma bella? Ma Dennis è ancora dentro? Marco, questo tablet è veramente del terrore. Terrore. Cioè? Notizia brutta, drammatica, ragazzi. Mi sento proprio sprofondato. Panico? Cosa? A Ex on the Beach tutto è possibile. No. Dovrei eliminare qualcuno. Solo lui al momento è a conoscenza di quello che c'è scritto. C'è solo qualcosa di grave. Oppure gli hanno detto che tipo deve sapere questa cosa, ma non la deve dire fino al giorno dopo, magari, ne sai. La luna illumina ciò che il sole vuole nascondere. Bella questa. Bella sta, brava. Tra Laura e il suo ex Samuele. Hai detto bella questa. La luna illumina ciò che vuole nascondere. Ciò che si vuole nascondere è il che entra nella.
Ma che noi chiamiamo ciossa della morra. Ma allora, se non trovo il cappello, trovo la canola. Infatti, qualcosa deve avere. Mentre Donato e Giulia sono ormai due ex che non hanno più niente da dirsi. Finisce, finito, finito tutto. Tutti dormono, tranne uno. Marco! Gli hanno distrutto la notte a Marco! Marco, raga, Marco! Chiuso, chiamo? È arrivato il momento che tutti sappiano il contenuto del tablet del terrore più terrificante di sempre. Ah, adesso devi dire a tutti. Marco, per uno dei tuoi ex l'esperienza si conclude qui. No! No, raga, aspetta! Marco, elimina! No, aspetta! Decidi tu, in questo esatto momento, chi tra Dennis e Daniele dovrà lasciare per sempre la villa di Ex on the Beach. Deve scegliere chi, quale ex, quale ex eliminare. Questo non era mai successo. Ti comunico la punta della tua decisione definitiva. Chi uscirà? Allora, va bene. Ma lo vedremo nella prossima puntata, ovviamente, ragazzi. Scusa, finisce qui questa quinta puntata di Ex on the Beach Italia 5. Ringraziamo Giulia De Gagliera, Donato Rossillo. Grazie ragazzi. A voi. Lasciate like e commentate, condividete. Ci vediamo settimana prossima, sempre alle 13:30 sul canale YouTube, ragazzi. Ciao, scopriremo chi il nostro Marco avrà eliminato tra i suoi ex.